L'agenzia funebre Armando Apicella opera 24 ore su 24. Contattaci al numero in sovrimpressione. Seduta di Consiglio Comunale Fiume ieri pomeriggio a Cava dei Tirreni. L'attenzione ovviamente era tutta rivolta sul punto all'ordine del giorno relativo al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Ad illustrare l'argomento in aula l'assessore al bilancio Antonella Garofalo, la quale ha confermato che la massa passiva complessiva al 31 dicembre 2021 ammonta a 58.664.000 euro. Poiché l'ente non è in grado di fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con mezzi ordinari, l'unica via d'uscita che l'amministrazione Servale ha potuto adottare è il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Oggi in Consiglio Comunale noi esprimiamo una volontà di aderire al piano di riequilibrio, che poi dovrà essere redatto nel termine di 90 giorni. È una procedura quindi di particolare responsabilità e di particolare importanza, che però consente all'ente locale di ripianare la massa passiva individuata in un periodo, in un lasso di tempo che è massimo ventennale e che viene poi valutato in sede di piano di riequilibrio con maggiore puntualità e sulla base di una proporzione che è precisata all'interno della delibera. La massa passiva di cui noi parliamo oggi, che ritroviamo in delibera, è una massa passiva che potrebbe non coincidere con quella finale in melius e in peius, perché subito dopo la dichiarazione di adesione dovrà essere effettuato innanzitutto un riaccertamento straordinario dei residui, previsto proprio dalla procedura peculiare, e poi perché ci dovrà essere tutta un'attività anche sui debiti fuori bilancio da riconoscere, che sarà affidata sicuramente al Consiglio a seguito dell'istruttoria operata dagli uffici di competenza. Il piano di riequilibrio in sé dovrà essere ovviamente riempito di una serie di contenuti, di una serie di misure a sostegno del piano. Un lavoro si è iniziato ovviamente già a fare, ma sarà un lavoro quotidiano, difficile, di grande responsabilità, che però noi abbiamo, a mio parere, il dovere di intraprendere per il bene della città e per il bene della collettività. A questo punto in aula si è scatenato il putiferio. Infatti il consigliere di Fratelli d'Italia, Italo Cirilli, ha sollevato la questione relativa al parere di regolarità contabile che, nonostante non fosse richiesto, era allegato alla delibera, ma non era pervenuto nei tempi utili. Dopo una lunga sospensione dei lavori consiliari, è stato presentato un emendamento dell'amministrazione, con il quale è stato ribadito la non necessarietà del parere di regolarità contabile. In occasione del voto sull'emendamento, l'opposizione ha deciso di abbandonare l'aula. Il consigliere Cirielli inoltre ha annunciato che presenterà ricorso al TAR e porterà il verbale della delibera in tribunale. Al termine di un lungo e serrato dibattito in aula, il parlamentino cittadino, con 13 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto, ha dato il via libera all'adesione al piano di riequilibrio pluriennale. Anche se la maggioranza ha votato in maniera compatta, da più parti è stato invocato un cambio di passo dell'amministrazione. Ad avanzare questa richiesta, su tutti, il presidente del parlamentino Adolfo Salsano, il quale non ha lesinato stoccate ai dirigenti dell'ente, e il capogruppo di Italia Viva Antonio Barbuti. L'opposizione ovviamente ha manifestato tutto il suo dissenso sulla delibera ed in generale sull'operato dell'amministrazione Servalli. Innanzitutto diciamo vuol dire che il piano di riequilibrio è previsto per legge dopo la situazione, la massa debitoria che il Comune si trova. Cioè noi parliamo di circa 60 milioni di debiti e che questa amministrazione in 7 anni, come dire, che ha gestito la cosa pubblica, ci fa ritrovare a noi cittadini. Certo, un po' come dire con amarezza, perché poi ci sono 16.000 cittadini cavesi che giustamente hanno votato questa amministrazione, l'hanno rivotata nel 2020, però come dire i nostri figli, i figli di tutte i 50.000 cavesi pagheremo nei prossimi 20 anni il debito accumulato da questa amministrazione. E ripeto, parliamo di 60 milioni di debiti, parliamo di circa 1.000 euro cada uno per ogni cittadino cavese. Quindi voi immaginate che da oggi cambia uno scenario, nel senso che con il piano di riequilibrio l'amministrazione è autorizzata, qualora volesse, ad aumentare la tassazione locale, portarla al massimo per recuperare queste somme.
Allora mi domando e mi chiedo, ma com'è possibile passare dal 2014 da circa 17 milioni di debiti, che era, come dire, un fatto tra virgolette non normale, ma certo in tutte le amministrazioni. Da 2014 ad oggi siamo passati da 17 milioni di debiti a 60 milioni. 2018 meno 28, 2019 meno 28, 2019 meno 40, siamo arrivati al 2020 con meno 2021 con meno 60 milioni di debiti. Guardate, la situazione è drammatica. Quindi io faccio un appello alle persone per bene, ai cittadini cavesi, che hanno voglia di fare politica non nell'interesse spicciolo, ma nell'interesse pubblico, di iniziare ad impegnarsi in politica. Ora, entro 5 giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione approvata ieri dal Consiglio deve essere trasmessa alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno. Successivamente, entro 90 giorni, il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 20 anni, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.